ripensare l'idea stessa di creatività. In realtà questa slide è ridondante perché è una cosa che vi ho detto fin dall'inizio. Se la rivoluzione digitale ci ha portati a dover ripensare il concetto di copia e di riproduzione e a gestire nuove modalità di fruizione dei contenuti, l'arrivo dei sistemi AI generativi ci obbliga ad uno sforzo ancora maggiore, cioè a ripensare radicalmente il concetto di creatività. Fino adesso noi pensavamo la creatività, no, se vi dico ditemi il nome di un creativo, no, Leonardo da Vinci, perché creativo è anche inventore, quindi la creatività nelle sue due massime forme, cioè la creatività artistica espressiva, la creatività tecnica inventiva. E addirittura che cos'è per il diritto l'arte? Vi ho già anticipato prima, per il diritto d'autore conta di più definire che cos'è creativo, non tanto che cos'è artistico. L'unico caso in cui si parla di artistico sono le opere del design industriale, cioè nell'articolo 2 legge sul diritto d'autore al punto 10 si dice che le opere del design industriale sono tutelate col diritto d'autore se sono anche artistiche, perché se non sono artistiche, cioè questa sedia non credo che sia artistica, ma è sicuramente un oggetto di design, cioè ha probabilmente un design registrato che è più simile a un brevetto che dura 5 anni e per 5 anni solo l'azienda che l'ha progettata può farla così. Però se questa sedia fosse fatta in un modo un po' più impattante dal punto di vista creativo, probabilmente la troveremmo in un museo del mobile, in un museo del design, come la poltrona, non so, la lampada, quella, no, ad arco che era molto di moda negli anni 40 e 50. Quelli sono oggetti che, anche se sono nati per essere oggetti d'arredo, hanno avuto un impatto creativo tale per cui sono diventati oggetti d'arte, hanno un culto dell'arte. Lì è l'unico caso in cui il diritto d'autore parla di arte. Quindi per adesso noi fermiamoci all'aspetto creatività. Ecco una premessa fondamentale, io oggi ho fatto un po' un polpettone di diritto d'autore italiano e di diritto americano, non c'era modo di farlo, cioè se no dobbiamo fare la lezione di 5 ore. Però ecco, per essere precisi, visto che siamo a giurisprudenza, gli approcci sono diversi. Gli americani hanno il copyright e noi abbiamo il diritto d'autore, che anche a livello etimologico, insomma, non ve lo devo spiegare, non sono la traduzione l'uno dell'altro. Copyright vuol dire diritto di fare copia. Diritto d'autore è un concetto più ampio che mette dentro anche l'aspetto personale, reputazionale dell'autore e poi si chiama diritto d'autore, quindi stai dicendo che è un diritto dell'autore, della persona, dell'essere umano, quindi per noi è probabilmente ancora più delicata la questione. L'americano dice no, a me interessa sapere chi ha il diritto di fare riproduzione, chi sia l'autore, forse chi se ne... cioè sì, è un problema anche quello, però meno. Da noi c'è un aspetto, un approccio più filosofico, potremmo dire, per cui l'autore è l'essere umano che ha lo spunto creativo. Questo, ecco, requisito fondante del carattere creativo, qui ho un po' di slide ma le vediamo velocemente. L'approccio anglo-americano, quindi nel copyright americano, loro parlano di carattere creativo come composto da skill, labor and judgment. Cioè, skill è la competenza, il saper fare cose, la tecnica. Labor è la fatica che fai, il tempo che impieghi per fare una cosa, detto in termini colloquiali, lo sbattimento che ci metti, e il judgment è la scelta finale, decidere che una cosa deve avere un certo stile, un certo approccio, deve andare in quella direzione. Nelle opere create con intelligenza artificiale, in realtà, skill e labor se le mangia il sistema di intelligenza artificiale. Cioè, all'essere umano rimane il judgment, che è il fatto che io scelga quale delle immagini che mi ha dato OpenAI è quella buona da pubblicare o se devo correggerla. Ma in realtà lo sbattimento se l'è fatto lei, lo skill ce l'ha messo lei. Noi abbiamo un approccio un po' diverso, noi abbiamo originalità più novità. Ne abbiamo già un po' parlato prima quando ho fatto l'esempio della musica, no? Con quell'esempio là, dei brani musicali creati tutti da un algoritmo, abbiamo un po' bruciato la novità, ma non l'originalità. Perché ognuno può fare le cose in modo leggermente diverso. Il sound che ha un brano musicale, la sfumatura che ha una foto, quindi ci mettiamo tutti sul Duomo di Milano nello stesso punto, facciamo tutti le foto al tramonto, ma sono tutte leggermente diverse. Qua, vabbè, per originalità si intende il risultato di un'attività dell'ingegno umano non banale. Questa è la definizione di originalità che trovate sui manuali di diritto d'autore, nelle sentenze. Quindi dell'ingegno umano. Per novità invece si intende novità di elementi essenziali e caratterizzanti tali da distinguere l'opera da quelle precedenti, chiamata novità in senso oggettivo. Quindi deve essere oggettiva, deve essere valutabile da un perito, da un giudice, e non per me è nuova, per un altro no.
per chi non l'ho mai sentita, deve essere in certo modo oggettiva. Nell'ambito del software, la direttiva diceva questo: sono protetti con diritto d'autore i programmi per elaboratori in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Quindi è software quello tutto, sviluppato da un essere umano, da una persona. Restano escluse dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base della sua interfaccia. Cioè, nel software non vado a tutelare quello che fa il software, ma è come lo fa sulla base di quel linguaggio di programmazione che lo sviluppatore ha scelto. Quindi è il codice sorgente che conta più dal punto di vista del diritto d'autore. Capire che cos'è creatività, un altro esempio, per capire cos'è creatività per il diritto d'autore, un altro esempio è la fotografia. Noi in Italia abbiamo la distinzione tra fotografia creativa e fotografia non creativa. Fotografia creativa è tutelata da un diritto d'autore in senso pieno, quindi come se fosse un quadro, come se fosse un'opera musicale. La fotografia semplice, potremmo dire, è tutelata da un diritto connesso, quindi un diritto minore, che dura anche meno, 20 anni contro 70 anni dalla morte dell'autore. E per distinguere che cos'è una fotografia creativa da una non creativa, Ubertazzi cita, vabbè, mio maestro, il docente, il professor Luigi Carlo Ubertazzi, che scrive, aveva firmato il commentario CEDA, ma ancora riferimento principale, dice questo: la creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore. Quindi è creativa la foto che è fatta con un approccio di questo tipo, in cui traspare il modo di vedere dell'autore. Quindi non è un discorso di competenza, non è che è più bravo, se il fotografo è più famoso e più bravo, allora automaticamente ha un diritto d'autore pieno, l'altro è più sfigato e non ha diritto d'autore, no. E Oliviero Toscani, che fa una foto al piatto di pasta mentre sta mangiando al ristorante, ha un diritto connesso. Il ragazzino di 16 anni, senza nessuna competenza, che partecipa al concorso di fotografia della parrocchia, che fa la foto alla nonna mentre sta facendo i tortellini e c'è un aspetto familiare emotivo, ha un diritto d'autore in senso pieno. Quindi vedete come noi abbiamo ragionato per anni, per secoli, per definire che cos'è creativo. Ecco, tutte queste robe qua adesso vengono un po' messe in crisi da queste nuove tecnologie. La Corte di Giustizia UE ha detto che la protezione del diritto d'autore è posta nel requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività. Quindi vedete che è sempre un legame all'essere umano, al soggetto che fa l'opera. Presupponendo che una prova rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative, la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione. Vabbè, quello che mi interessava era sottolineare, vedete, che il concetto di creatività per il diritto d'autore è squisitamente legato all'essere umano. Cosa facciamo adesso? Facciamo questo: che il Copyright Office ha iniziato a prendere una posizione, lo fa il 10 di marzo, quindi 2 settimane fa precise, e pubblica questo documento che si chiama Copyright Registration Guidance, Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, quindi opere contenenti materiale generato con intelligenza artificiale. In realtà, se lo andate a leggere, non ci dice nulla di nuovo, quello che abbiamo già, cioè ribadisce quello che aveva già scritto per gli animali, che se una cosa è fatta dall'intelligenza artificiale a sé, lasciata a sé stessa, non è tutelata da nulla, ma è tutelato tutto ciò che è fatto da un essere umano utilizzando questi sistemi, come se fosse un qualsiasi software di fotoritocco o di remix di brani musicali. Quindi di fatto non ci ha detto molto, però è sicuramente un punto, cioè nella storia di questo del diritto sull'intelligenza artificiale rimarrà una pietra miliare. Cioè la prima volta che un ufficio che ha, insomma, queste sono delle linee guida, non sono norme, però di fatto poi si comportano, hanno effetto come norma giuridica in senso pieno, o come le circolari dell'Agenzia delle Entrate, no? Che non sono soft law, viene chiamato. Però alla fine fanno diritto anche loro. Eccolo qua, questo è quello che dicevamo della derivazione, no? Questo viene tra l'altro dall'articolo che avevo pubblicato, no? in quella monografia che abbiamo fatto sul governare l'intelligenza artificiale, se ne titolava, no? Ecco. Allora, per farvi capire che noi abbiamo sempre ragionato in quest'ottica, abbiamo dei dati di entrata,
il sistema che li macina in mezzo e poi dei dati in uscita. Se parliamo di dati, anche i tipi di diritti che vengono applicati sono diversi, perché sui dati c'è il diritto sui generis, che è un diritto particolare che tu... Ti faccio un'osservazione, il problema è che la roba che c'è lì in mezzo, il software, il subsimbolico, cioè non ha una rappresentazione di quel genere, perché se lo pensi così siamo rovinati. E questo è il punto fondamentale. Il pezzo che c'è lì in mezzo è una cosa che non puoi rappresentare con diagrammi nel genere, era... le sono funzioni che noi umani non riusciamo a capire. Quindi, vabbè. Ma il problema, allora Andrea, giusto per... perché se no, esatto, allora, il problema era che secondo me noi non possiamo sostenere che questo, che la colonna di destra, dati output, abbia un rapporto di derivazione con il software in sé. Poi ne discutiamo perché sennò non riusciamo a finire. Il fatto è che quasi sempre sono insieme la base di dati e il software e quindi è un casino perché alla fine... c'è derivazione se la vediamo in questo punto di vista. Poi ripeto, io ho semplificato molto e poi è già stato anche pubblicato questo, boh, alla fine era stato accettato così, però sì, io ho dovuto semplificare per far vedere in un'immagine come funziona il software, ho fatto il diagramma e il codice. Quindi il dubbio è quello, cioè c'è derivazione, se questo è il nostro sistema di intelligenza artificiale, questo qua nel quadrato azzurro, quello che esce deriva, è un'opera derivata da quello? Secondo me no, perché appunto dobbiamo ripensare come funzionano i sistemi di intelligenza artificiale, ma è un dubbio non così peregrino.